Il mio approccio alla musica è stato, diciamo, timido e tardo, perché inizialmente, ecco, mi vergognavo a cantare in pubblico, preferivo, ecco, esprimermi con la danza, facendo altre cose. E poi comunque sono cresciuta in una famiglia che, pur avendo tanta musica, diciamo, era considerata per noi figli, che avevamo già questo padre musicista, qualcosa da tenere come hobby. Quindi per Trovati un lavoro hobby, serio e così coltivi la passione della musica. esatto, ma in realtà questa cosa un po' mi è servita a coltivare veramente quello che poi era la mia attitudine. Piano piano ho cominciato prima magari come batterista, poi come bassista, poi piano piano ho cominciato a suonicchiare gli strumenti, tipo chitarra, ecco, più solisti, e poi finalmente ho cominciato come interprete. Quindi sì, verso i 20 anni cantavo nelle mie cover band, e poi piano piano mi sono laureata in neurofisiopatologia, che non c'entra Che niente, però. e se non che è arrivato un momento in cui ho deciso, con molto coraggio, comunque con tutto quello che avevo, del coraggio, anche Passione, voglio dire, chiaramente, sì, certo. di lasciare tutto e di dedicarmi alla musica, perché ho cominciato a scrivere. Solo per questo, perché se non l'avessi fatto nella mia vita, se non avessi mai scritto una canzone, cioè se non fossi diventata un'artigiana. Ok, perché diciamo che il cantare solo non mi bastava per fare una scelta poi così radicale. Per cui da 2 anni a questa parte ho cominciato a scrivere, ho abbandonato sì il posto di lavoro e adesso sono qui. E quando hai incrociato per strada l'ukulele, tra l'altro questo tipo di ukulele Sì, particolare. questo è un pineapple, l'ho incrociato proprio questo 2 anni e mezzo fa, ma l'ukulele l'ho cominciato a suonare 4 anni fa. Adesso è di gran moda, eh? Adesso sì, lo so, lo vedo. Diciamo che sia per una questione logistica, perché l'ukulele è molto piccolo ed è facilmente trasportabile, lo Estremamente metti pratico, diciamo. pratico, in aeroporto non ti fanno problemi ed è questa una cosa molto importante. Per cui un po' per esigenza, un po' perché ero attratta dal suono, dal minimale, perché alla fine sono 4 corde che suonano, però esprimono un suono che sentivo di voler possedere, di voler avere con me. E da lì la ricerca, tramite anche Luca del mercatino dell'ukulele, che saluto, insomma sono persone straordinarie che, insomma, con cui Degli collaboro. esperti di Sì, ukulele, quindi. mi hanno consigliato loro, dice: tu cosa fai? Detto, io ti faccio sentire. Allora, per te ci vuole un pineapple, che sarebbe questo. Pineapple sta per ananas, c'entra Ananas, perché la sì, forma. infatti Sì. lo ricorda. Non è il classico concertino, ecco, la forma classica, perché avevo bisogno di questo suono che fosse sì vicino anche ad un suono più swing, se vogliamo, più fine, ma anche più caldo. Secondo me il Ed modo eccolo. migliore è sentirlo Eh a beh, questo sì, punto. infatti, Quindi, togliamo sentiamo. la base e ci ascoltiamo dal vivo Cassandra Raffaele che ci canta cosa? Le Le mie valigie. mie valigie. Via. Ho vestiti più leggeri, son partita con le ali, non ho ancora sentito freddo. Non ancora i lividi sulle mani, la valigia con le toppe pesa quanto le mie brame. Cade giù pure la neve come fiocchi di cotone. Ho voluto fermare il tempo per accorgermi che è il momento di andare, la valigia con le scarpe, porta pure le sconfitte, sai, non ho ancora coperto la mia immaginazione con la ragione. Mi chiedi d'aiutarti a capire perché porto camicie bianche. Mi chiedi di fermarmi e di lasciare le mie valigie in città che non conosco.
Eccola qua, Cassandra Raffaele con questo, diciamo, riassunto, possiamo metterla così, del, appunto, delle mie valigie. Tanti concorsi, hai partecipato a tanti concorsi, sei arrivata, sì, finalista Musicultura, premio Fabrizio D'André, palcoscenici per farsi conoscere, immaginiamo, anche, sì, importanti. È stata anche lì una prova, mi sono voluta mettere proprio in gioco, non volevo confrontarmi con chi effettivamente scrive, con i contesti dove tu puoi incontrare anche gente che ti può insegnare un sacco di cose, ma proprio perché io venivo da una situazione molto diversa, che era appunto quella free del canto, ok, vediamoci, sogniamo. Invece chi scrive, chi ha comunque qualcosa dentro e lo condivide con gli altri, ti dà la possibilità di imparare un sacco. Infatti prima col premio Bianca da Ponte, poi vabbè il Bindi, ho incontrato tantissima gente con cui attualmente proprio ci sentiamo anche, ed è da spunto, no? Per crescere, certo, per rendersi conto che poi cioè, accidenti, c'è un sacco di gente che si dà da fare, anche se magari non in un circuito più main, ma che vive di musica ardentemente. E io, insomma, un po' faccio parte di questi arditi. E poi non dimentichiamoci l'esperienza di X Factor. Quella, insomma, che cosa ha significato per te? Quella è stata, diciamo, un'esperienza che mi è servita a me interiormente, proprio per fare un dialogo interiore con la parte più interna di Cassandra. Per cui, cioè, lavoravo in ospedale, ormai era da 3 anni che lavoravo, la musica era diventata molto, molto, veramente ancora di più hobbistica, tra virgolette, perché poi, insomma, la rispetto tanto, per cui parla per hobby. Era poco, e quindi ho detto proviamo, non avevo neanche idea di che cosa potesse significare fare un talent dove davvero la musica c'è anche, ma c'è anche un'esigenza televisiva. Per cui ho cominciato, ho fatto le prime selezioni, mi ha scelto Elio, e da lì poi, insomma, c'è stata questa esperienza, e subito dopo questa esperienza ho cominciato a scrivere. Quindi sarà il turbamento. Sì, ti giuro, e ancora ricordo la prima canzone, l'ho scritta, me la sono sognata, da due giorni ero uscita dalla trasmissione, ero ancora a Milano, e ricordo proprio il primo brano, e da lì appunto ho detto, ma sai che ti dico, pensiamoci, devo pensarci bene, ecco. Per cui davvero, da impavida qual era, ho preso tutto il coraggio che avevo, ho detto vabbè, farò questo. Senti, ma ci puoi fare anche un'altra canzone dal vivo, un accenno? Ditemi qualcosa? Voi, sì, assolutamente, sì. Noi sì, noi diciamo sì. Sì. Che cosa? Forse ci siamo? Abbiamo appena cominciato, eppure abbiamo già finito. Forse ci siamo? Abbiamo appena realizzato che non abbiamo niente da dire. Forse ci siamo? Ci dedicheremo del tempo finalmente per le nostre solitudini. Forse ci siamo, prepara i fuochi d'artificio per l'inizio della fine e la fine dell'inizio. Eccolo qua, un altro, wow, accenno dal vivo di Cassandra Raffaele. Mentre nella valigia degli ascolti e dei sì, dischi di Cassandra, cosa c'è? Guarda, al momento ho Fiona Apple, ma anche Regina Spector, insomma mi piace molto il cantautorato femminile anglo-americano, ma non solo, ascolto anche cantautori attuali, quindi da Di Martino, che poi anche lui siciliano, palermitano, Bruno Risas, mi piacciono molto, devo dire che, ecco, tutto quello che possa essere, che mi possa dare dei contenuti, per me è, diciamo, è ottimo da tenere in valigia e da ascoltare. Certo. Grazie ancora. Grazie. Ciao. A voi. Ciao.